Buonasera a tutti, cominciamo questo settimo webinar della serie Learning Journey del progetto di Digital Social Innovation. Condivido le mie slide così inizio a fare questa piccola introduzione. Abbiamo persone che ancora si stanno connettendo, ma cominciamo perché i tempi sono stretti e cerchiamo di stare appunto nell'ora che abbiamo. Sono già con noi Licia Carmelo dell'Università di Pisa, a cui fra poco darò la parola. Allora, adesso condivido le slide. Bene. Come appunto ormai molti di voi sanno, a gennaio dell'anno scorso abbiamo cominciato questa avventura col progetto Digital Social Innovation, un progetto che coinvolge vari partner in Europa. È un progetto che ha, diciamo, cinque città protagoniste e ha come coordinatore Nesta UK. Il tema principale è quello dell'innovazione sociale digitale, articolata attraverso varie tematiche, come quella delle migrazioni, della città, della democrazia, delle competenze, dell'inquinamento e dell'ambiente. E noi come WeMake a Milano abbiamo da, diciamo, trattare il tema della salute e del benessere. In questo contesto, l'innovazione sociale digitale è il tema centrale perché pensiamo, e non siamo i soli a pensarlo, che in Europa è attivo e da un po' di anni si sente in tutta la sua potenza un movimento di persone che sta sviluppando innovazione sociale a partire da soluzioni tecnologiche in grado di supportare gruppi più o meno grandi, più o meno piccoli, ad avere più impatto. Sia Nesta che la Commissione ha usato e sta usando questa etichetta di innovazione sociale digitale, il cui acronimo è DSI. L'ambito che ci interessa particolarmente è quello della tecnologia che si occupa di open source, tutto quello che è condivisione, quello che diciamo cerca di trovare delle alternative a una proprietà intellettuale diciamo protetta, ma cerca di usare quello che sono un approccio open all'innovazione che si basa sulla collaborazione tra le persone e la condivisione specialmente della documentazione. All'interno di questo percorso abbiamo iniziato facendo una mappatura, quindi cercando di vedere quali progetti si stanno muovendo nell'ambito della cura e del benessere, specialmente in Italia. La mappatura è presente sul sito di digitalsocial.eu. Abbiamo pensato e ci siamo accorti che i progetti che fanno parte di questo ambito, hanno delle competenze molto specifiche, ma a volte hanno delle carenze che riguardano aspetti più anche diversi, che non riguardano il tema specifico della salute e della cura. Per questo abbiamo deciso di intraprendere questo percorso, l'abbiamo chiamato Learning Journey, perché sì, è di formazione, ma non è una formazione in cui c'è lo specialista che insegna qualcuno a fare qualcosa, ma è più di scambio. E quello che ci aspettiamo da questo percorso è che persone che fanno parte di questo ambito possano condividere delle best practice o delle ricerche che stanno facendo e permettere ad altri di magari entrare in contatto, di fare delle avanzamenti rispetto al loro progetto e quindi ad avere più impatto. Siamo questa volta al settimo webinar, abbiamo trattato vari argomenti e ne avremo altri fino alla fine del progetto che finisce a giugno 2019. Questa settimana siamo molto contenti di avere come ospiti Carmelo De Maria e Licia Di Pietro. Ormai insomma, abbiamo avuto un sacco di iscritti a questo webinar, quindi ci siamo resi conto che il tema è molto caldo, è molto interessante, in pochi lo stanno trattando e questo è diciamo, un punto di partenza secondo noi di diciamo, uno step che fa aumentare la consapevolezza rispetto alla costruzione di device e soluzioni anche medicali.
Oggi, dopo la presentazione, poi lascerò la parola a Licia e Carmelo, abbiamo anche preparato delle domande. Saremo molto contenti che alla fine del webinar cliccaste sul link e rispondesse a queste 3 domande. Quindi in che modo il webinar è stato utile e in che modo potrebbe essere utile alla pratica che state portando avanti. Quale aspetto del tema delle certificazioni considerate più complesso? Quindi dove trovate più difficoltà nel metterlo in pratica, magari nei vostri casi specifici? E se invece non avete un progetto proprio, in che modo, se vi è venuto in mente qualche progetto che potrebbe essere interessato a questo tipo di tematiche? Scusate, ho fatto un errore. E ho lasciato aperto il telefono, scusate. Quindi adesso vi condividerò in chat i link sia alla presentazione a questa mia presentazione, alla presentazione di Alice Carmelo e anche al form, così li avete tutti sotto mano se li volete scaricare immediatamente. Adesso. Come funziona? Quindi adesso darò la parola a Alice Carmelo. Nel frattempo in chat potete fare delle domande anche per non dimenticarvele. Non vogliamo interrompere troppo Alice Carmelo, quindi se non c'è una domanda urgente da fare, la teniamo alla fine. Serena, che è con me in questo Penso. percorso. Sì, Sì? se avete delle domande urgenti potete usare la chat perché se ce ne sono tante sarò io a moderare e poi se ne avete altre ne possiamo fare successivamente, ma qualsiasi domanda che vi viene in mente sulla chat sarò io a raccoglierle per fare in modo che poi vengano fatte all'attendere, ok? Serena, appunto, è con me in questo progetto ormai da 3 anni, quindi stiamo lavorando per fare in modo che, diciamo, questo ambito possa essere discusso e ampliato anche nei prossimi anni. Quindi bando alle ciance, mi tolgo lo share e ringrazio Licia e Carmelo e vi lascio la parola. Grazie. Perfetto. Salve a tutti, spero ci sentiate bene e ci vediate. Stiamo per condividere il nostro schermo e stiamo per far partire la presentazione. Eccoci qua. Giusto due parole su chi siamo, così riuscite anche a capire il perché di molti dei punti di riferimento che avremo in questa presentazione. Io sono Carmelo, sono un ricercatore dell'Università di Pisa e mi occupo da diverso tempo di additive manufacturing applicato ai dispositivi medici, con particolare attenzione anche a quelli che sono gli aspetti legati alla stampa 3D, cosiddetta di organi in provetta. Io sono Licia Di Pietro e sono una dottoranda al secondo anno all'Università di Pisa e mi occupo di progettazione di dispositivi medicali open source conformi agli standard. Ed ecco, noi ci muoviamo all'interno di un progetto europeo che è partito all'inizio di gennaio del 2017, che si chiama UBORA. UBORA significa eccellenza in Swahili e ha come obiettivo la costruzione di un'infrastruttura virtuale per promuovere il design collaborativo di dispositivi medici, open source, che servono a risolvere i problemi che ci sono sia in paesi in via di sviluppo, sia anche in paesi invece high income countries cosiddetti, quindi paesi europei o Stati Uniti, Australia. Siamo in pieno nella stessa tematica del Digital Social Innovation, quindi ripetere perché open source è quasi superfluo. Comunque ci teniamo a dire che la condivisione non solo delle buone pratiche, ma anche dei risultati che possono essere lì per lì un fallimento, può promuovere l'innovazione a cavallo di vari settori, incluso il settore biomedicale. Il problema è che però il settore biomedicale ha la necessità di essere non solo innovativo, ma soprattutto sicuro ed efficace. Quindi l'approccio open source si presta bene da questo punto di vista perché promuove la sicurezza e l'efficacia dei dispositivi in quanto più di una persona può
può controllare l'effettiva validità del design alla base. Questo può promuovere naturalmente anche la sostenibilità, perché avere una ricerca e sviluppo distribuita riduce fortemente i costi. Per garantire la sicurezza e l'efficacia dei dispositivi medici a livello globale, esistono delle linee guida e delle leggi che tutti siamo tenuti a rispettare nel momento in cui uno dei nostri dispositivi, fosse anche a livello prototipale, deve essere usato da un paziente o da personale medico che ha l'obiettivo di curare la salute di un paziente. Ubora garantisce questo risultato attraverso un'infrastruttura che offre dei servizi gratuiti naturalmente a tutte le persone che sono registrate, in grado di guidare nella progettazione secondo quelle che sono le buone pratiche. Al momento basta per voi, insomma, loggarvi sulla piattaforma e ci sono diversi progetti a varie fasi di sviluppo che ci sono serviti a strutturare il progetto stesso, e in più tutta una serie di tool che consentono, come vedremo più in avanti nel corso del webinar, di identificare gli standard di riferimento e di classificare i dispositivi medici sulla base del rischio cui espongono il paziente, e quindi andare avanti in un futuro verso la loro certificazione. Quindi, è comune l'utilizzo dei dispositivi medici nella vita quotidiana anche quando non ce ne rendiamo conto. Dalla tecnologia assistiva che utilizza una persona anziana per svolgere attività quotidiane, come per esempio l'utilizzo di occhiali, sedie a rotelle o sistemi audioprotesici. Considerando che tutti quanti i dispositivi medicali sono dei prodotti che influiscono su quello che è lo stato di salute dei cittadini, la comunità europea ha previsto una legislazione apposita composta da due regolamentazioni, che sono la 2017-745 relativa ai dispositivi medici nel senso più ampio del termine, ovvero quelli che noi più comunemente siamo abituati a pensare come prodotti medicali, e poi la regolamentazione 2017-746, che è relativa invece ai dispositivi medici diagnostici in vitro, ovvero... Sì, quelli che troviamo nei laboratori analisi, per intenderci. Esatto. Questi due documenti sono gratuiti e scaricabili dal sito ufficiale della Comunità Europea e rappresentano la legge che il fabbricante deve rispettare per poter immettere un prodotto nel mercato. Oggi, più precisamente, ci occuperemo della 2017-745 perché essa fa riferimento a quei prodotti per noi di maggiore interesse. Attraverso questa regolamentazione vengono date delle definizioni. Una tra le prime è appunto che cos'è un dispositivo medicale. Ecco, esso non è altro che uno strumento, un apparato, un software, un impianto che è pensato dal fabbricante per interagire con il corpo umano ai fini di diagnosi, cura, prevenzione, sostituzione di parti anatomiche mancanti, e che comunque non agisca su di esso in maniera farmacologica, immunologica o metabolica. Giusto per capire, questa ultima frase ci consente di distinguere in maniera netta quelli che sono i dispositivi medici propriamente detti e quelli che sono i farmaci, che invece vanno sotto tutta un'altra legislazione. Per vedere un po', per fare una panoramica su quello che è il processo di regolamentazione e l'immissione del prodotto nel mercato, possiamo evidenziare quattro step fondamentali, che sono la definizione della destinazione d'uso e delle caratteristiche del dispositivo, che a sua volta porta alla classificazione del device in accordo alla regolamentazione, dalla quale dipenderanno i requisiti regolatori, come anche il processo di sottomissione per la vendita. E, come dicevo prima, appunto, il primo step è la definizione della destinazione d'uso.
La destinazione d'uso non è altro che lo scopo generale del dispositivo, ovvero la sua funzione, e viene definita dal fabbricante. Si potrebbe banalmente pensare che definire la destinazione d'uso sia un processo semplice e abbastanza ovvio, ma non è così. Infatti è molto importante che il fabbricante si interroghi sin dalle prime fasi della progettazione a definire qual è lo scopo del dispositivo, perché da questo scopo deriverà tutto il processo regolatorio per l'immissione in mercato. In questa slide è presente un'immagine di una radiografia, che è un'immagine prodotta attraverso il dispositivo diagnostico a raggi X, il cui scopo è quello di andare ad esaminare le parti interne del corpo. Il secondo step è lo step della classificazione, ovvero nel momento in cui il fabbricante decide qual è la destinazione d'uso del suo dispositivo, a questo punto deve prendere in mano il documento della regolamentazione e applicarlo su di esso. Il primo step da effettuare è quello di andare a prendere l'allegato 8 di questa regolamentazione, che comprende 22 regole di classificazione che verranno applicate in base appunto allo scopo prima citato. Le regole di classificazione sono 22 e sono relative a dispositivi medici non invasivi, ovvero dispositivi che non penetrano il corpo umano né tramite orifizi naturali né tramite superficie cutanea. Poi c'è la regola 5, che invece è relativa ai dispositivi invasivi, ovvero dispositivi che penetrano parzialmente o totalmente il corpo umano o per orifizi naturali o per superficie cutanea. Quindi, giusto per fare un esempio, per non essere troppo generici, gli occhiali sono chiaramente non invasivi, mentre sono invasivi, ad esempio, i sondini nasogastrici. Tenete anche presente che non entrano specificatamente in questa fase, comunque è anche importante, poi vedremo, tenere in considerazione per quanto tempo questi dispositivi saranno a contatto con il corpo umano. Un'altra caratteristica fondamentale che prevede l'applicazione delle regole dalla 9 alla 13 è relativa ai dispositivi medici attivi, ovvero tutti quei dispositivi che necessitano di una fonte di energia alternativa per poter funzionare, ad esclusione della gravità e dell'energia prodotta dal corpo umano. Anche qui, proprio per entrare nello specifico, basta guardare quello che abbiamo sulla slide. Abbiamo una bambina che utilizza un deambulatore sfruttando la forza delle proprie gambe, mentre accanto c'è una carrozzella che invece è guidata attivata da una batteria, quindi da energia elettrica. Oppure, se vogliamo pensare ad una flebo che funziona tramite gravità, quindi la soluzione fisiologica scende tramite la gravità, a differenza di quelle che sono le pompe a siringa, che sono quei dispositivi medici che troviamo molte volte in sala operatoria, attraverso cui i fluidi vengono iniettati all'interno del corpo umano. E infine abbiamo le regole dalla 14 alla 22, che sono regole speciali ed applicano a particolari tipi di dispositivi. A questo punto, quindi, in base a quella che è il grado di invasività del dispositivo, se il dispositivo è o meno attivo, e anche prima, come diceva Carmelo, in base alla tempistica di utilizzo di questo dispositivo sul corpo, i dispositivi medici vengono classificati in quattro classi di rischio in maniera crescente. Abbiamo dispositivi medici di classe 1, come possono essere per esempio una sedia a rotelle, uno stetoscopio, gli occhiali, sono definiti appunto dispositivi a basso rischio. Poi abbiamo dispositivi medici di classe 2A, come possono essere delle clamps chirurgiche, dei ventilatori polmonari invece, per esempio, sono classificati in classe 2B, ovvero quella che si intende come classe di rischio medio-alta, e poi troviamo i dispositivi medici di classe 3, che sono quelli a più alto rischio, come per esempio pacemaker e valvole cardiache. La definizione della classe di rischio è fondamentale, in quanto sarà proprio in base a questa classificazione che i fabbricanti possono determinare
quella che è la strada appropriata da percorrere per poter immettere il dispositivo nel mercato. Ora, giusto per, insomma, può essere un attimo spaventare, e non vi nascondo che la normativa è un bel malloppo da leggere, che comunque andrà letta se un giorno vogliamo effettivamente produrre dei dispositivi medici per altre persone. La piattaforma Obora offre un tool automatico di identificazione della classe di rischio del dispositivo, semplicemente rispondendo a delle domande sì, no o per quanto tempo, e questo è offerto naturalmente in maniera gratuita, in pieno spirito do it yourself, ma soprattutto share delle buone pratiche di progettazione. Allora, per immettere ad oggi nel mercato qualsiasi tipo di prodotto, sia esso un giocattolo, un prodotto tessile, un prodotto elettronico, questo deve essere marchiato con il marchio CE, che è il marchio che viene rilasciato nel momento in cui il prodotto è stato, il dispositivo è stato progettato e prodotto seguendo delle regole di sicurezza che sono state stabilite dalla comunità europea. Ovviamente quindi questo vale soprattutto anche per i dispositivi medici. Di conseguenza per l'immissione nel mercato è necessario l'ottenimento della marcatura CE. Questo marchio può essere ottenuto dal fabbricante dimostrando la conformità ai requisiti generali di sicurezza e performance che vengono elencati nell'allegato 1 della regolamentazione. I requisiti sono in totale 23, sono requisiti molto generali e sono requisiti che sono relativi sia al fabbricante, come diciamo implementa la catena produttiva, a quelle che sono le sue scelte di progettazione e inoltre definisce anche appunto i requisiti a delle informazioni che devono essere apportate al dispositivo per la messa in commercio, come per esempio è necessario che il dispositivo sia corredato di manuale d'uso e che abbia un sistema di etichettatura consono all'immissione nel mercato. Di conseguenza, per andare a dimostrare questa conformità ai requisiti generali, attraverso l'articolo 8 della regolamentazione, la Comunità Europea ci dice che un fabbricante può avanzare presunzione di conformità ai requisiti nel momento in cui progetta e produce il suo dispositivo in accordo agli standard armonizzati. Ecco, cosa sono questi standard armonizzati? Gli standard armonizzati sono degli standard che vengono redatti da organizzazioni internazionali di standardizzazione come la ISO e l'IEC e che poi vengono riconosciuti idonei dalle organizzazioni di standardizzazione europee quali la SHEN e la SHEL. Di conseguenza uno standard redatto dalla ISO, se viene riconosciuto idoneo dalla comunità europea, diventa uno standard armonizzato. E seguendo questi standard di progettazione e di produzione, il fabbricante può automaticamente avanzare la presunzione di conformità ai requisiti prima citati. Quindi, giusto per sintetizzare, nella legge, cioè quindi nella MDR 2017-745, ci sono dei principi generali che indicano questi standard come delle linee guida di progettazione che noi dovremmo seguire per poter progettare i nostri dispositivi in maniera sicura ed efficace. Un'attenzione importante. Mentre le leggi possono essere gratuitamente scaricabili dal sito della Comunità Europea, gli standard invece sono a pagamento. Sorge la domanda, ma allora quindi ci scontriamo con un mondo non open source? Il problema è che se noi anche rilasciassimo questi standard in maniera open, e alcuni standard sono open, alcuni standard sono gratuitamente scaricabili, non è questo che abbasserebbe il costo dei dispositivi, ma è applicarle sia alla progettazione che alla produzione che fa naturalmente innalzare il costo, perché questi standard, ad esempio,
prevedono l'estracciabilità dei materiali utilizzati per la produzione, alcuni standard di pulizia, di sterilità e così via. Sono quelli che rendono i dispositivi medici costosi. Non è tanto il fatto che lo standard di per sé sia un documento da acquistare. La dichiarazione di conformità ai requisiti generali di sicurezza e performance che deve quindi presentare il fabbricante per l'ottenimento della marcatura CE è un processo che è diverso in base alla classe del dispositivo. Per esempio, un fabbricante che produce un dispositivo medico di classe 1, come può essere appunto una sedia a rotelle, una volta applicati gli standard armonizzati sia per la progettazione che per la produzione, per la richiesta della marcatura CE è necessaria semplicemente una autodichiarazione nella quale lui dichiara la propria conformità ai requisiti generali. Diverso è invece il caso per i dispositivi che vanno dalla classe 2A alla classe 3, che richiedono invece l'approvazione dell'ente notificato, ovvero delle società autorizzate dall'autorità governativa nazionale. Questo ente notificato, l'intervento dell'ente notificato sarà tanto maggiore quanto maggiore è la classe di rischio. Per esempio, nel caso dei dispositivi medici di classe 2A, l'ente notificato va a valutare il fascicolo tecnico di una classe di dispositivi generale. Invece, per quanto riguarda il dispositivo medico di classe 3, l'ente notificato va a controllare i fascicoli tecnici di ogni singolo dispositivo. Una cosa anche importante sottolineare riguardo i dispositivi di classe 1 è che non è che noi come liberi cittadini possiamo autocertificare, anche se tenendo presente due cose: questa autocertificazione è un documento legale, cioè ci espone a dei rischi nel momento in cui il dispositivo dovesse andare male, noi dobbiamo rispondere a questa autocertificazione, e in ogni caso il fabbricante deve essere registrato presso l'Istituto Superiore di Sanità. Un unico dubbio può venire in mente alle persone che ci stanno ascoltando: ma tutti quei dispositivi, ad esempio, che sono customizzati, sono fatti su misura per un paziente, in che classe di rischio ricadono? Tutti quei dispositivi che devono essere costruiti sul paziente, come facciamo a classificarli? Entrano qui in gioco i dispositivi medici custom made. Allora, i dispositivi medici custom made sono dei dispositivi medici a tutti gli effetti che a loro volta verranno classificati, quindi il fabbricante dovrà definire qual è l'intento d'uso, saranno classificati e dovranno essere conformi ai requisiti generali di sicurezza e performance. Questi dispositivi però sono dei particolari prodotti che vengono fabbricati in accordo ad una precisa prescrizione da parte del medico, comunque di una persona qualificata che dà sotto la sua responsabilità le caratteristiche specifiche di progettazione. È importante all'interno di questa macroclasse di dispositivi rientrano però appunto dei dispositivi non generali, ma dei dispositivi che possono essere utilizzati solo ed esclusivamente per quel paziente. Il dispositivo custom made è un dispositivo che non esisterebbe se non ci fosse un paziente sul quale andarlo a realizzare. Esempi di dispositivi custom made sono per esempio i plantari, le dentiere, gli impianti maxillofacciali, ed è importante non confondere i dispositivi custom made da dispositivi customizzati, ovvero dispositivi personalizzati, in quanto i dispositivi customizzati sono dei dispositivi come per esempio le protesi, che vengono prodotte con le comuni tecniche di produzione su larga scala e che vengono modificate per adattarsi al singolo paziente. Giusto per banalizzare,
un dispositivo custom made è, o meglio, un oggetto custom made è l'abito che ad esempio un sarto ci cuce addosso. Un dispositivo customizzato è un vestito che noi andiamo a comprare ai grandi magazzini e poi aggiustiamo dalla sarta per farcelo star bene. Un altro punto importante che lì ci ha toccato è i metodi di produzione, cioè non per forza il fatto che vengano utilizzate delle tecniche di additive manufacturing, stampa 3D per intenderci, ci autorizza a definire quel dispositivo custom made. Anzi, ad oggi le tecnologie di additive manufacturing vengono considerate delle tecnologie mature che vengono normalmente utilizzate per produrre oggetti su piccola serie. Quindi l'unico criterio per definire un dispositivo custom made è il fatto che venga costruito su quel paziente, per quel paziente, non può essere utilizzato da nessun altro paziente. Infatti è per questo che questi dispositivi non richiedono la marcatura CE, nonostante essi appunto debbano rispettare tutte quelle che sono le regole degli altri dispositivi. Perché? Perché essendo dei dispositivi che possono essere utilizzati solo su quella singola persona, non si può avere una validazione clinica pregressa, ed è per questo appunto che questi dispositivi, pur dovendo essere conformi ai requisiti generali di sicurezza e performance, non richiedono l'applicazione del marchio CE. Esempi di dispositivi dispositivi customizzati e non custom made, per esempio, sono, come dicevamo prima, le protesi per le gambe o protesi per ginocchio. Quindi attenzione ragazzi, nel momento in cui dovesse venire un nostro amico, un nostro conoscente, dovesse avere bisogno ad esempio di un moncherino, una protesi d'anca, un'ortesi, detta in termini tecnici, non possiamo permetterci di stamparla nel nostro laboratorio se non prima siamo sicuri dell'efficacia e della sicurezza della protesi stessa e soprattutto se non c'è la prescrizione di uno specialista. Quindi attenzione a assumersi questa responsabilità. Bisogna tenere presente che quindi esistono delle regole che vanno rispettate, delle buone pratiche che vanno rispettate. Andando avanti un po' nel dettaglio di quelli che sono dei casi studio particolari che abbiamo realizzato, partiamo da un dispositivo abbastanza semplice, è un dispositivo medico di classe 1, sto parlando del deambulatore. Il deambulatore ha come destinazione d'uso quella di aiutare le persone nella deambulazione. Questo è stato un dispositivo che è stato progettato attraverso la piattaforma Ubora, quindi è stato possibile classificarlo attraverso il tool disponibile e inoltre è stato possibile anche andare a vedere quali sono gli standard che applicano su questo dispositivo al fine di progettarlo in maniera conforme a quella che è la regolamentazione vigente. In particolare, per esempio, in questo caso è stato visto lo standard per quelli che sono i prodotti assistivi per camminata e in particolare poi nello specifico il non scivolamento dei piedini. Colgo l'occasione anche qui proprio per questo caso studio, ci ha consentito di dimostrare che nonostante la standardizzazione sia molto verticale, nel senso si vanno a definire perfino i coefficienti di attrito dei piedini sul terreno, è possibile comunque fare innovazione, cioè in questo caso ad esempio il deambulatore è stato progettato utilizzando dei componenti in fibra di carbonio per aumentarne la leggerezza e quindi la manovrabilità da parte di persone come le persone anziane che magari hanno poca forza. Ci tengo a sottolineare che questo qui è un progetto nato in collaborazione tra l'università e gli istituti di istruzione superiore. Nonostante sia l'università che questi ragazzi siano forse degli specialisti nella progettazione e nella realizzazione di questo componente, non possiamo permetterci in questo momento di poterlo regalare ad esempio ad una casa di riposo. Perché? Perché dovremmo essere iscritti nell'Istituto Superiore di Sanità, nel registro dell'Istituto Superiore di Sanità, per poter
comunque garantire il fatto che il dispositivo sia sicuro ed efficace, quindi assumerci questa responsabilità. Un altro esempio di dispositivo medico è per esempio il defibrillatore automatico esterno. Allora, il defibrillatore automatico esterno è un dispositivo che ad oggi spesso ci capita di andare in giro e vedere questo logo AED per strada. Questo è un defibrillatore che appunto, come dice la parola, è un defibrillatore automatico, ovvero in grado tramite l'applicazione delle patch sul torace in una maniera specifica, è in grado di riconoscere se il battito è un battito defibrillabile oppure no. Il dispositivo medico in questione è, andando ad utilizzare l'allegato 8 con le regole di classificazione, viene appunto definito come dispositivo medico di classe 3 ed applicano una di quelle regole speciali finali che abbiamo visto precedentemente. Proprio l'applicazione di queste regole speciali ci ha consentito di classificarlo in maniera ottimale perché proprio perché le leggi si evolvono e si cercano di stare al passo con i tempi. Nella regolamentazione precedente, ad esempio, questo defibrillatore era definito come classe 2B. Poi ci si è resi conto che il rischio a cui il paziente era esposto nel caso di un malfunzionamento o un errato utilizzo esponeva il paziente a rischi così gravi che è stato necessario promuoverlo di classe e quindi obbligare il fabbricante, i progettisti e i fabbricanti ad avere degli standard di sicurezza più stringenti e quindi rendere il dispositivo più sicuro. Gli standard che sono stati applicati sono standard relativi, per esempio, alle etichette che devono essere apposte, oppure standard relativi all'usabilità. Una delle più importanti è, per esempio, la IEC 60601, il primo standard presente in tabella, che definisce i requisiti per i dispositivi elettromedicali. Questo che cosa vuol dire? All'interno di questo standard, per esempio, viene anche specificato che la scelta dei LED che si illuminano magari durante il funzionamento, durante il rilascio della scarica, il colore di questi LED è un colore normato. Di conseguenza, chi progetta un dispositivo medico non può andare ad apporre un LED viola, perché altrimenti non sarebbe conforme a questo standard e di conseguenza poi si scontrerebbe con quella che è la dichiarazione di conformità per la legge in vigore. Relativamente il software che c'è montato sopra, il defibrillatore automatico che è stato progettato presenta un algoritmo di riconoscimento molto avanzato, in quanto esso vede l'applicazione di 5 diversi algoritmi di riconoscimento per decidere se il battito è defibrillabile o meno e quindi lasciare al dispositivo la scelta di rilasciare o meno la scarica. Una cosa importante, questi 5 algoritmi sono 5 algoritmi che sono stati selezionati sulla base della letteratura disponibile e sono stati combinati in maniera tale che se 3 su 5 indicano che il ritmo è da defibrillare, allora il dispositivo rilascia l'onda defibrillante. Questa scelta costituisce un nuovo algoritmo, quindi la sua applicazione su un dispositivo reale necessiterà di una ulteriore validazione. Questo ci tengo a sottolinearlo perché anche questa scelta così banale di combinazione, quindi scegliere 3 su 5 costituisce un nuovo algoritmo che come maker, come università, come fabbricante ci costringe a provarne l'efficacia, l'accuratezza e la sensibilità. Un altro caso studio è quello relativo ai software medicali. Fino all'anno scorso la vecchia legge sui dispositivi medici non prendeva in considerazione il software come dispositivo medico in quanto tale. Invece in questo caso, attraverso la nuova regolamentazione, il software può essere appunto considerato o come parte di dispositivo medico o software come dispositivo medico, e tra questo rientra il software standalone.
oppure il software può essere un accessorio per il dispositivo o addirittura appunto non essere proprio un dispositivo medico. Quello che appunto ci interessa a noi come software medicale è il software standalone. I software standalone devono essere qualificati come dispositivi medici e c'è appunto un articolo apposta che è l'articolo 19 della regolamentazione. Esempi di questi tipi di software sono per esempio il software montato sul sistema di misurazione del glucosio, oppure il software per il trattamento radioterapico o anche quello per l'interpretazione del segnale ECG. Una cosa sola, è importante qui sottolineare che il software, ad esempio, che ci mostra a video il valore della temperatura letta dal termometro digitale che abbiamo a casa, quello non è un software standalone, un dispositivo medico, ma se quel software ci indicasse un comportamento da seguire sulla base del valore letto di temperatura e quindi sta facendo un'inferenza sul nostro stato di salute, in quel caso il software è un dispositivo medico. E questo qui vale nel caso del termometro, oppure ad esempio pensate a tutti quei calendari che vengono utilizzati dalle persone diabetiche che servono per catalogare la quantità di glucosa ingerita sulla base dei cibi. Un discorso è fornire una stima della quantità di glucosa ingerita, un altro discorso sarebbe se questi stessi software indicassero al paziente la quantità di insulina da iniettarsi per poter abbassare la glicemia. C'è un rischio completamente diverso. In un caso si lascia al diabetico la facoltà e la competenza di decidere la dose da somministrarsi. Nell'altro caso si dà un suggerimento che, nel caso di una persona magari poco preparata, potrebbe addirittura portarne alla morte. A tal proposito, appunto, i software standalone anche qui devono essere classificati. E quindi quali regole tra quelle che prima abbiamo visto applicano? Bene, i software standalone devono essere considerati come dispositivi medici attivi. E degli esempi che si trovano nella pratica comune in ospedale sono per esempio software di pianificazione ortopedica, che è un software di classe 1, oppure per esempio il software per il monitoraggio in terapia intensiva, e qui vorrei precisare quanto importante sia la destinazione d'uso che deve essere chiarita dal fabbricante, ovvero software di monitoraggio per terapia intensiva. E mentre un altro software, che è quello per il sistema di pianificazione radioterapico, che invece è un dispositivo medico di classe 3. Quindi ancora qui, ritornando sul discorso di prima, non è importante quanto complesso sia il software, quante righe di codice, che libreria utilizza, ma la classe di rischio dipende dal livello di autonomia che il software ha nella scelta della terapia o del trattamento per il paziente. Nel primo caso, quello di classe 1, è il medico che utilizza un software come un CAD, come uno strumento di disegno, ma è il medico che decide. Nell'ultimo caso, il dispositivo di pianificazione radioterapica è lui che calcola la dose da fornire al paziente, naturalmente sempre basando su indicazioni del medico, ma il calcolo avviene in maniera pressoché automatica. Essendo quindi un dispositivo medicale, su di esso deve essere appunto applicato uno standard per verificare la conformità. Lo standard in questo caso è lo standard IEC 62304, che è lo standard che viene applicato ai software medicali. Attraverso questo standard e in base al livello di autonomia decisionale della quale prima parlava Carmelo, i software vengono classificati in tre classi, da non confondere con la classe di rischio alla quale si rispondono attraverso l'applicazione della regolamentazione. Questa divisione in classi
sta al fabbricante ad indicare che tipo di documentazione deve preparare per eventualmente appunto andare a fare richiesta della marcatura CE e richiedere appunto o meno l'intervento dell'ente notificato. Un esempio appunto tra i software di classe A, troviamo per esempio i software che non possono in alcun modo danneggiare la salute del paziente, ovvero io ho, c'è un termometro che magari dà una temperatura sbagliata, c'è l'infermiera che a quel punto si preoccupa di andare a toccare con la mano la fronte del paziente e addirittura magari rimisurare la febbre con un altro termometro. Ecco, il malfunzionamento del software che sta sul termometro non crea in alcun modo danno alla salute del paziente. Diverso invece è il caso per quelli di classe B, dove magari un rischio non serio è possibile, ovvero sempre nel caso del termometro, il termometro dà una temperatura sbagliata, a quel punto l'infermiera dà un trattamento sbagliato al paziente e che potrebbe appunto causare un danno. Si parla sempre dello stesso dispositivo, ma le situazioni sono diverse. Poi invece troviamo il classe C, ovvero che il cui malfunzionamento del software può causare morte o danni seri. Sempre nel caso del termometro, per esempio, se ci dà una temperatura o un valore sbagliato, magari l'infermiera somministra una medicinale per il trattamento della febbre e il medicinale sbagliato può causare danni seri al paziente, tra cui anche per esempio la morte. Ecco, in base a quello che è appunto il tipo di software che stiamo trattando, la documentazione da redigere, come anche il test, è diversa. Si va da una non documentazione a un test molto blando nel caso A, una documentazione e un test medio-alta nel classe B e infine poi una documentazione molto approfondita come appunto test molto approfonditi nel classe C. L'ultimo caso studio che presentiamo oggi è quello di un dispositivo medico custom made, ovvero una maschera per la protezione del viso, in particolare del naso rotto. Questa è una maschera che è un dispositivo appunto di classe 1, quindi il fatto che sia custom made non vuol dire che non debba essere classificato. L'ottenimento di questa maschera come avviene? Attraverso per esempio l'utilizzo dello scanner 3D, quindi la maschera è realizzata su misura sul singolo paziente. Anche qui è importante sottolineare, è vero che abbiamo realizzato la maschera tramite sistemi di additive manufacturing, in particolare una stampa di tipo FDM, però avremmo potuto realizzarla in qualunque altro processo produttivo, magari non conveniente per lo scopo, ma questo non ci avrebbe autorizzato a classificarlo come custom made. Ma solo il fatto che la maschera è stata progettata sulla base dello scan del paziente, quindi quel viso giallo che vedete nella slide, solo quel fatto lì ci consente di classificarlo come custom made. E dopo questa chiacchierata, insomma, ci rendiamo conto come progettare dispositivi medici sicuri ed efficaci sia un processo abbastanza lungo, ma che condividendo le esperienze che abbiamo avuto nel corso degli anni può essere possibile anche in modalità open source. E se anche non riusciamo ad arrivare sul mercato, ciò non toglie che le nostre idee, i nostri dispositivi, anche il nostro incoraggiamento non possa entrare a far parte magari di un dispositivo medico più complesso, quindi potendo portare dei benefici alla società. Detto questo, vi ringraziamo e cediamo la parola a Zoe. Ciao Carmelo. Ciao Carmelo. Grazie. Grazie. Felicia, veramente cavalcata. Io inizierei con la domanda che mi è venuta in mente mentre parlavo e poi lascio la parola a Serena, che così vede anche le altre. Quando parlavi del deambulatore, andando, diciamo, quel deambulatore l'avete progettato all'interno dell'università. Tu a un certo punto hai detto... È stato progettato da alcuni studenti dell'università. Esatto. Esatto. Tu hai detto, non l'abbiamo potuto dare da utilizzare all'interno di una casa di riposo, perché avremmo dovuto registrarci e registrarci al Ministero della Sanità.
Quindi mi chiedevo chi può. Aspetta, puoi abbassare che sento di eco? Ok, grazie. Nel momento in cui anche c'è una collaborazione magari con una casa di riposo, perché ci si conosce tramite Makerspace, ci chiedono di fare la stessa cosa. Innanzitutto, voi registrandovi come università avreste potuto dare in uso ed attestare alla casa di riposo? E noi come Makerspace potremmo fare la stessa cosa, o quindi progettare seguendo alcune normative, e poi per farlo utilizzare potremmo registrarci anche noi come impresa che gestisce un Makerspace all'istituto? Allora, il discorso è un pochettino più complesso. Noi ci siamo occupati della progettazione che è stata eseguita seguendo le normative e anche metodi di progettazione avanzata, analisi FEM, tutti quei conti che si fanno per capire, per evitare ad esempio il ribaltamento. E questo è come noi l'abbiamo progettato, che di per sé garantisce che il dispositivo sia certificabile, quindi risponde ai requisiti. Noi non l'abbiamo prodotto, è stato prodotto in questo caso da una scuola superiore che si occupa di lavorazione della fibra di carbonio. È il fabbricante che deve registrarsi. Quindi, nel caso in cui Carmelo De Maria progetta, ma costruire il dispositivo sia l'azienda Y, è l'azienda Y che deve registrarsi. Questo significa che il giorno in cui noi rilasciamo open source la documentazione, come già è, attraverso articoli scientifici, attraverso altri metodi di condivisione, piattaforme varie, tra cui anche Boro, oppure se vogliamo essere generici, tipo Tingi verso qualche altro repository, è sempre il fabbricante che è tenuto a registrarsi e a rendere in questo modo a assumersi la responsabilità di quello che sta facendo usare ad un paziente. Quindi, un regalo fatto ad una casa di riposo, loro non è che non lo possono usare, non è che non è sicuro, ma lo usano a proprio rischio e pericolo. Questo per un deambulatore può far sorridere, non succede nulla, ma il giorno in cui una persona anziana cadesse perché il deambulatore si è rotto, entriamo in tutta una serie di beghe legali per cui è necessario che qualcuno si assuma la responsabilità. Come università, noi, non avendolo costruito, non possiamo assumerci questa responsabilità a meno che non venisse costruito nei nostri laboratori. Quindi, immaginiamo che il makerspace della città Y disegni e progetti qualcosa e poi si trova un'azienda più o meno piccola, anche un laboratorio artigianale, in grado di produrre quell'oggetto. A quel punto, se questo produttore è registrato, si può passare a questa registrazione nell'albo del Sistema Sanitario Nazionale. Questo è quello che siamo in procinto di fare comunque stiamo aiutando delle persone che stanno sviluppando delle stampelle per poter produrre e in quel caso vendere delle stampelle progettate secondo tecnologie avanzate. Quindi è tutta una questione di responsabilità, nessuno lo impedisce, ma ricadiamo sempre nel problema: se succede qualcosa, chi è la persona responsabile? Quindi se è Quindi fatto in se è fatto fabbricazione digitale e lo possiamo e lo fare possiamo fare qui se è fatto in all'interno di progettazione Alpico. digitale non cambia nulla, nel senso che il fatto che sia realizzato tramite additive manufacturing, che sia fatto tramite fresa CNC o tagliato laser, la tecnologia di fabbricazione non influisce sulla certificabilità del dispositivo, nel senso che è un metodo di produzione come un altro. Quindi, se noi stampiamo, non lo so, i nostri occhiali, che è la cosa più semplice che possiamo fare, o li stampiamo, o li tagliamo laser, o li produciamo con le forbici, non cambia nulla, sempre che siano sicuri ed efficaci. Ok,
Ci sono delle domande da altri partecipanti del webinar. Una domanda riguarda la classificazione del software, quelli adibiti al biofeedback, in quale rientrano, e se possono essere esclusi dall'essere dispositivi medici e quindi non andare incontro alla certificazione. Cioè, allora, la domanda riguarda dove vanno a finire i software relativi al biofeedback, che non so se Paola vuole fare riferimento esattamente a cos'è un software relativo al biofeedback, e se possono essere esclusi da questa certificazione. Quindi il software, ma non la strumentazione. Non ho capito bene che cosa intenda per biofeedback. Invece io avevo una domanda riguardo al fatto che a un certo punto ci sono componenti o materiali che sono già certificati. Nel momento in cui si vuole andare a realizzare un dispositivo fai da te, ma si ha già accesso a tutta una serie di componenti e parti che sono certificate, quanto questo aiuta nel processo di certificazione, usare il filamento giusto piuttosto che un componente che è già stato da una libreria esistente, e se poi invece la certificazione è strettamente dipendente poi dalla fase di testing con l'utente e quindi quanto quella va a influenzare questo processo. Allora, in attesa che Paola ci spieghi cos'è per il biofeedback, provo a rispondere alla tua domanda. Il giorno in cui tu vuoi certificare un dispositivo, dipende dalla classe del dispositivo che tu vuoi certificare, naturalmente dovrai garantire la sicurezza del tuo dispositivo a vari livelli di profondità a seconda della classe di rischio. Mettiamoci in una classe di rischio media. È normale che nel momento in cui tu dovrai garantire che la biocompatibilità del dispositivo, poter contare su un fornitore di un filamento di qualità che sia in grado di dimostrarti che all'interno del filamento non ci siano metalli pesanti oppure che non rilasci colorante, questo non può che facilitare la certificabilità del tuo dispositivo stesso. Nel caso in cui queste non siano disponibili, perché ad esempio hai un produttore in Russia che non ti rilascia questa certificazione, ma questo materiale per te è così importante, dovrai tu portare delle prove di sicurezza del tuo materiale di partenza da allegare al fascicolo tecnico che accompagna il tuo dispositivo. Questo è sempre più approfondito a seconda del livello di interazione col corpo umano richiesta. Un discorso è, per intenderci, qualcosa che ha contatto con il tuo corpo per pochi minuti, pensiamo ad esempio anche a un bisturi o una pinza particolare. Un discorso diverso è ad esempio un apparecchio dentale, fino ad arrivare poi via via alle protesi o dispositivi più complessi. Quindi avere a disposizione materiali certificati provenienti da fabbricanti che ad esempio forniscono certificazione chiamata ROS, quella che non è presente, insomma, che non è inquinante sostanzialmente o che risponde a determinati requisiti, favorisce l'ottenimento da parte tua del marchio CE. Questo però, quello che mi rendo conto molte volte è che noi, soprattutto questo webinar, è molto orientato a persone che fanno parte del mondo Fab Lab, Makerspace. Noi dobbiamo sempre pensare che questa regolamentazione è nata per le aziende, quindi gente che fa profitto, e quindi qualcosa ci suona strano quando ci viene chiesta l'origine del filamento oppure il fatto che dobbiamo provare che sia sicuro ed efficace. Tenendo presente che i dispositivi vengono prodotti a migliaia, ce ne sono di vario tipo, quindi bisogna essere certi della loro qualità. E questo qui vale anche per i custom made, cioè quei dispositivi che eventualmente sono fabbricati una tantum per un paziente. Ripeto, sperando che la domanda sul biofeedback sia arrivata, per non dilungarmi troppo, nel frattempo carichiamo anche il computer, non si sa mai.
non, anche se non riuscissimo ad arrivare come gruppo, tutti uniti, a un dispositivo commerciale, ciò non toglie che tutta la nostra azione unita possa portare a delle soluzioni tecnologiche che vengano portate sul mercato da un'azienda che possa fare in questo modo open innovation. Paola, magari vuoi intervenire tu? Per no, Paola non può parlare, l'ha scritto in chat, okay, quindi leggi la sua... Ecco, cioè, allora, appunto dice il biofeedback dà una sorta di consiglio su come modificare in meglio comportamenti sbagliati. In genere servono a migliorare la propria percezione del paziente nei suoi stessi movimenti, che può essere riabilitazione oppure semplicemente sta imparando qualcosa di nuovo. Ok, non so se... sì, è molto generale. Allora, in questo caso, secondo me non è un dispositivo medico. Cioè, allora, onestamente, non bisogna andare a prendere la legge che c'è e vedere effettivamente se la definizione di software ci combacia. Comunque, un qualsiasi tipo di software che dà consigli su movimenti ad oggi non è catalogabile come un software medicale, cioè per esempio quello che abbiamo sul telefono che ci consiglia magari di alzarci in piedi perché siamo da troppo tempo seduti, se questo è quello che lei intendeva come biofeedback, quello non è software medicale. Il che non significa che è una cosa negativa, nel senso che è più semplice arrivare sul mercato perché non sono richieste tutta quella serie di prove di conformità che sono necessari per i dispositivi medici. Naturalmente anche lì l'ambizione che viene scritta sull'uso del dispositivo deve essere ridimensionata. Molte volte i fabbricanti cercano di chiudere in una nicchia il dispositivo e quindi noi ci scrivono non utilizzabile in particolari condizioni. In questo modo loro non dico che si lavino le mani, ma comunque dicono noi non ci assumiamo il funzionamento del nostro software, del nostro dispositivo, se non sei in quelle particolari condizioni. Questo delimitare il campo d'applicazione, da un lato mette al riparo il fabbricante dall'assumersi responsabilità non dovute, dall'altro ci deve far pensare che non tutti i dispositivi non possono essere utilizzati in tutte le condizioni, cioè noi non andremo mai con i pneumatici per normali in una strada di montagna con la neve, ma utilizzeremo sempre i pneumatici da neve o delle catene. Cioè il fatto che ci sia un ambito specifico d'uso e che questo sia dichiarato ci consente di utilizzarli al meglio. Sì, e soprattutto non tutto quello che è relativo alla salute ricade all'interno dei dispositivi medicali. Facete, il casco salva milioni di vite, è una tecnologia per la salute, ma non è un dispositivo medico. Ok, grazie. C'è una domanda interessante di Stefano che chiede, ci hanno chiesto un dispositivo da applicare sulla pelle che emetta onde radio nella banda o sub giga o 2.4 GHz. Avete casi studio, indicazioni da seguire? C'è da capire se queste onde hanno una finalità medica, cioè nel senso se io devo, anche noi abbiamo tutti i dispositivi che sono a contatto con la nostra pelle e che emettono onde elettromagnetiche a diversa frequenza, però non sono dispositivi medici. Se lui deve utilizzare queste antenne, questo dispositivo a scopo terapeutico, di monitoraggio, in quel caso bisogna capire che cosa deve fare questo dispositivo, quindi definirne lo scopo, l'uso inteso e da lì partire con la classificazione. Sì. Ok. Ok. Vediamo se ci sono ancora delle domande. C'è quella di Rune? Se un paziente maker costruisce il proprio dispositivo, deve essere certificato e chi risponde?
Mi sembra di capire che si parla di dispositivi che devono essere venduti, giusto? Quando si parla di certificazioni, o come funziona? Esattamente, la certificazione si fa riferimento a tutto quello che è il mercato e eventualmente donazioni da un soggetto ad un altro soggetto. Esatto, cioè nel momento in cui si vuole che quel particolare prodotto sia definito dispositivo medico. Se un maker fa qualcosa per se stesso, a quel punto, cioè nel senso solo ed esclusivamente per se stesso, non è necessario insomma che esso venga classificato come dispositivo medico. Qui nasce anche, visto che abbiamo parlato di donazioni, immaginiamo che noi domani ci mettiamo a costruire occhiali per i bambini, non lo so, di un posto sperduto del Sud America, li produciamo a Pisa, a Milano, li spediamo, anche se siamo maker, anche se li stiamo donando, devono essere sicuri ed efficaci. Sì. Serena, vedi quella di Mauro? Appunto, dice la domanda sul software del biofeedback. Qualora il software sia parte di un dispositivo dotato di sensori che raccoglie informazioni dal corpo, li cataloga per una futura valutazione medica, rientra come certificazione di dispositivo medico? Quel particolare tipo di software non è, cioè nel senso, è un software che sì, cioè gli si applica lo standard, quello che abbiamo citato prima, e se, no, se non sbaglio, praticamente questo tipo di software, se vengono raccolti dati che vengono mandati al medico e il medico basa la propria diagnosi su quelli, è un software di classe B. Secondo lo standard. Esso però non, cioè nel senso, non per quanto riguarda proprio il dipende se, non so se è un'app, cioè se mi può dare qualche informazione in più, perché veramente dipende davvero da come è fatto, da come è costruito e qual è lo scopo. La cosa importante, giusto così, in quel caso non è un software stand alone, esatto, prima di tutto, perché necessita di sensori, raccoglie dati dall'ambiente o dal paziente, quindi è un tipo di software necessario al funzionamento del dispositivo. Sì. E nel caso in cui semplicemente li mette in tabella, ma questa tabella è anonima, tipo un coma separated value, un GSV, poi il medico se li aggiusta come preferisce, o fa un grafico senza scegliere quali sono i dati importanti, i dati non importanti, se non fa niente, non è un software con un grado di autonomia rilevante, quindi possiamo dire un classe A. Se già comincia a fare la moltiplicazione tra due valori o a sceglierne uno dei due, in quel caso si passa già ad una classe superiore. Cioè, banalmente, se abbiamo un'app medicale, per esempio, che appunto rientra tra quelli ai quali è necessario applicare lo standard per i software, nel caso in cui l'app medicale magari faccia semplicemente il tracciato, cioè mostri semplicemente il tracciato magari dell'ECG del paziente, allora in quel caso per esempio è classe A. Nel momento in cui il software, anche l'app, è in grado di magari riconoscere se c'è qualche anomalia e dà al paziente, gli dice devi andare dal medico, allora a quel punto è un classe B. Nel caso invece, per esempio, dello stesso tipo di app abbia appunto, ritorniamo sempre al discorso dell'autonomia decisionale, magari faccia un qualcosa che al paziente può portare eventualmente un danno, allora a quel punto diventa un software di tipo C. Bene, direi okay. Che... Sì, non ci sono più domande, ce ne sarebbero tantissime, ma potremmo... Sì, siamo già 10 minuti, un po' oltre, quindi io chiuderei, poi se ci sono altre domande possiamo riceverle via mail e mandarle a Carmelo e Licia. Io chiuderei così, poi terminiamo anche la registrazione. Questa registrazione verrà comunque caricata online sul nostro canale di YouTube e
manderemo il link a tutti quelli che hanno partecipato via mail. Volevo aggiungere questa informazione, ossia che per fine primavera abbiamo intenzione di, diciamo, sulla base di questo webinar, produrre una mini guida derivata da questo webinar, quindi per Maker, da inserire come documentazione in un toolkit che rilasceremo come progetto di SI. Quindi sarà in inglese e farà riferimento a, diciamo, a tutta la ricerca che hanno fatto Carmelo e Licia in questo periodo, hanno condiviso con noi. Quindi se possiamo contribuire, più che volentieri. Ovviamente. Io vi ringrazio perché siete stati davvero, insomma, nel poco tempo che avevamo ci avete dato un sacco di informazioni utili e poi sicuramente le andremo a rivedere e riascolteremo questa registrazione. Volevo lasciare con, diciamo, di nuovo il link al form, se riuscite a compilarlo, e volevo anche lasciarvi con il prossimo appuntamento, che è con Camilla Pin Montagnana, che tratterà il tema della comunicazione, ossia in che modo progetti che hanno un contenuto molto forte e diciamo anche un impatto sociale possono utilizzare alcuni strumenti di comunicazione per rendere più conosciuto il proprio progetto. Non sempre, a volte quando il contenuto di un progetto è molto importante si pensa che la comunicazione non sia necessaria perché il progetto viene, diciamo, si diffonde da sé. In realtà spesso fare un, diciamo, fare attenzione a come si comunica il progetto, che parole si usano, che immagini si usano, può essere utile alla sua diffusione. Io ringrazio ancora una volta Carmelo e Licia e anche tutti quelli che hanno partecipato numerosi e ci vediamo la prossima volta. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a voi. Buona serata. Ciao. Ciao, grazie.